Ragazzi, oggi video breve, più o meno circa, meno quasi. Parliamo, siccome me l'avete chiesto, cerco di accontentare tutti pian piano. Mi avete chiesto della differenza tra le varie presse, ok? Le varie leg press per i quadricipiti. Siccome ho fatto uscire un video sui quadricipiti, ci sta dare un po' un'occhiata alle varie tipologie di leg press. Allora, in Italia diciamo che siamo ancora un po' indietro a livello di macchinari in molte palestre, soprattutto nei paesini piccoli. Poi nei paesi grandi ovviamente abbiamo assolutamente tutto, siamo all'avanguardia. Però in paesi anche dove magari sono nato io, che adesso abito a Bologna, però all'inizio non è che avessi il mondo. Quindi bisogna sempre utilizzare, questo è il presupposto, quello che si ha al meglio, ricordando che i macchinari si possono modificare con materassini, rialzini, insomma, per avere più ROM o per fare diversi allenamenti. Allora, partiamo parlando di, secondo me, la migliore pressa, che è quella a 45. Pressa a 45 gradi, se è fatta bene, tipo una della Hammer o una dell'Atlantis, secondo me sono quelle migliori che ho potuto provare. Ti danno una massima cosciata e c'è poco da dire, ragazzi. Hanno la possibilità di essere caricata sia di essere caricate sia nella parte inferiore del movimento, quindi a fine eccentrica, sia nella parte superiore, quindi rendono la concentrica, la salita, più pesante. Ma lì, insomma, va in base alle scelte. Io scelgo sempre di caricare di più la parte inferiore, quindi in eccentrica. La leg press a 45, non ho niente da dire, miglior press da utilizzare. Se ce l'avete, buona. Quella della Techno Gym è molto leggera, però con qualche modifica si può avere il full ROM e anche tirarci bene in bocca. Poi, numero 2, pressa orizzontale. In molte palestre c'è ancora la pressa col motorino, reclinabile ovviamente, ma comunque molto pesante in concentrica, e in discesa non avete quasi nulla, quindi dà un po' fastidio anche alle ginocchia. La leg press orizzontale di quel tipo non mi piace tanto, quindi la metterei sotto la quella 45. Ma invece quelle tipo come quelle della Panatta, che trovo molto, io ce l'ho nella mia palestra, le trovo molto fluide e permettono una cosciata massima, e a volte se uno è molto alto magari può mettere sempre dei rialzini, sono tranquillamente modificabili. Quella direi di metterla sotto la pressa 45, semplicemente perché nella pressa 45 c'è la possibilità di caricare un po' di più e praticamente sempre assicurato un full ROM. L'unica cosa bella in più della pressa orizzontale invece è la sicurezza, perché al massimo vi piantate lì e con la levetta vi tirate fuori. Ultima cosa, la pressa verticale a me fa assolutamente schifo, fa cagare, ok? Non mi piace per niente. Pressa verticale non permette assolutamente una gran accosciata, a meno che non usiate veramente dei grandi rialzini, ma anche lì è da vedere, non riuscirete mai a arrivare a un full ROM come in quella 45 o in quella orizzontale. Pressa verticale mette un sacco di stress agli erettori spinali, alle vertebre eccetera, proprio per la posizione, come lavori a livello biomeccanico, a me proprio non piace. Anche quella della Panatta nuova non mi piace. E questo è quanto, la pressa verticale, se ce l'avete, avete solo quella, fate quella, oppure squattate che fate prima. Hack squat, sempre il benvenuto, ma direi che in ordine di importanza, pressa 45, orizzontale, verticale. Detto questo, ci vediamo alla prossima, se avete dubbi scrivete.